Lo svasso maggiore è una specie che abbiamo già incontrato qui al Ceretto. Anche quest'anno abbiamo avuto due coppie in nidificazione. Una di queste ha avuto addirittura quattro giovani. In questi giorni abbiamo potuto ammirare le esplorazioni di questi giovani svassi che, accompagnati dai genitori, si avventuravano nelle acque del lago. Nello svasso maggiore non è evidente un dimorfismo sessuale, cioè maschio e femmina sono pressoché identici. Nei giovani, invece, non sono presenti i colori riproduttivi tipici degli adulti, soprattutto il rosso sul capo, che è sostituito invece da delle strie bianche e nere. Lo svasso maggiore appartiene alla famiglia dei podicipedi ed è la specie più grande appartenente a questa famiglia presente in Europa. Nidificano su nidi galleggianti all'interno di laghi, laghetti, paludi, o spesso il nido può essere costruito anche nei pressi della sponda. La riproduzione avviene intorno ad aprile, maggio, ma in alcuni climi particolarmente favorevoli può essere anticipata anche di un paio di mesi. Lo svasso maggiore è abilissimo nel nuoto, è un tuffatore che caccia attivamente le sue prede, quindi le insegue sott'acqua. La preda più in vita ovviamente è il pesce, ma in realtà si nutre anche di crostacei, di anfibi e girini. Gli ultimi giorni d'agosto e le prime settimane di settembre sono momenti dell'anno che possono regalare sorprese inaspettate. In questo periodo, infatti, osserviamo la cosiddetta migrazione di ritorno, ovvero gli spostamenti post-riproduttivi di molte specie di uccelli. Come sappiamo, molte specie migratorie visitano l'Europa per venire a riprodursi. Al termine della riproduzione, quando ormai i giovani dell'anno sono cresciuti, ecco che molti uccelli fanno rientro verso i loro quartieri di svernamento, ovvero le regioni africane o le regioni mediterranee nelle quali trascorreranno l'inverno, quindi vanno a cercare in sostanza delle aree col clima più mite, più caldo, dove poter sopravvivere. I rigori dell'inverno per molti uccelli sono un ostacolo insormontabile. Ad esempio, l'ucupa è un tipico insettivoro, cioè mangia piccoli insetti, piccoli invertebrati, che qui vediamo cerca attivamente nel suolo, col suo becco lungo e sottile, che usa un po' come un ago, come una pinzetta di precisione, cattura le sue prede. In inverno molti insetti scompaiono, di conseguenza un insettivoro obbligato come l'ucupa è costretto a spostarsi e raggiungere luoghi dove invece gli insetti sono presenti anche nei periodi che per noi sono quelli invernali. Quindi, ad esempio, deve spostarsi in Africa. L'ucupa nidifica nelle nostre regioni e spesso utilizza cavità di alberi morti, ma spesso la possiamo trovare anche nei pressi di cascine casolari che utilizza per costruire il proprio rifugio. Usa infatti cavità nel muro o una tegola spostata per crearsi un proprio rifugio riproduttivo. Il nome ucupa è in realtà un termine onomatopeico, ovvero che ricorda e ripete in qualche modo il verso dell'animale, che ora vi farò ascoltare. Nei primissimi giorni di settembre abbiamo ancora incontrato un paio di averle piccole. Si tratta di giovani dell'anno che sono il frutto di una coppia che ha nidificato proprio qui al Ceretto. Anche l'averla piccola è un migratore obbligato, deve infatti raggiungere i quartieri africani per
al termine dell'estate per trascorrere l'inverno in un clima più ottimale. Anch'essa infatti non trova più le prede tipiche della sua dieta qui nell'inverno nelle nostre regioni. La dieta della verla è basata su insetti e altri piccoli animali che scarseggiano nel momento freddo dell'anno. Insieme alla verla piccola però abbiamo incontrato altri uccelli di passo, ovvero animali che si fermano per un brevissimo periodo all'oasi Ceretto durante il loro tragitto migratorio. Qui vediamo un simpatico pigliamosche, già il nome dice tutto, è un insettivoro che cattura al volo piccole mosche, moscerini, zanzare, e una bellissima bigiarella, un animale non facilissimo da vedere, da incontrare nelle nostre regioni, che può essere osservato soprattutto durante questo periodo, ovvero nel momento di passo migratorio. Nel mese di settembre i lupoli sono particolarmente appariscenti. Si tratta di rampicanti che possono raggiungere 10 metri di altezza, dalla foglia ruvida così come i gambi, per la presenza di peli ispidi sulla loro superficie. In questo periodo dell'anno i lupoli hanno i frutti particolarmente evidenti, sono questi grappoli verdi che vediamo appesi qua e là. Il frutto del lupolo è composto da un semino avvolto da un'ala membranosa che, quando poi sarà secco, assumerà una forma marrone e verrà trasportato dal vento, un po' come accade per i frutti degli aceri, dei frassini e dei carpini che abbiamo già incontrato nelle nostre visite. Il lupolo è una pianta dioica, ovvero esistono piante maschio e piante femmine. Anche il trasporto del polline è ad opera del vento. Il lupolo è una pianta ben nota all'uomo, viene utilizzata per conferire alla birra il tipico aroma amarognolo e vengono consumati anche i getti giovani. In piemontese vengono chiamati luvertin, che possono essere consumati freschi oppure in svariate modalità, ad esempio cotti con frittate e altre preparazioni. Durante i mesi invernali dell'anno scorso ho iniziato quasi per gioco un'attività di fototrappolaggio qui al Ceretto. Visti i risultati però, il mio impegno è diventato costante, pressoché giornaliero. Ho potuto così ritrarre momenti di vita, sia diurni sia notturni, di molti animali normalmente elusivi. Di questo vi ho già parlato mostrandovi nelle puntate precedenti alcune immagini, alcuni video di mammiferi. Fra gli animali notturni osservati attraverso questi strumenti, uno in particolare ha attirato la mia attenzione e si tratta della martora. Non immaginavo, sinceramente, di trovare una popolazione così numerosa di questi animali proprio al Ceretto. Normalmente la martora viene descritta come un animale di media montagna che ama boschi di conifere e di latifoglie. La sua presenza in pianura era segnalata, ma non pensavo di trovarla qui al Ceretto con questa facilità. La martora è un mustelide, cioè parente delle faine, delle donnole, degli ermellini. Come i suoi parenti, è un carnivoro ed è un abile predatore. A differenza però delle altre specie, la martora ha un'abilità unica, che è quella di arrampicarsi sugli alberi. È dotata di artigli molto affilati e acuminati che le consentono di aggrapparsi saldamente alla corteccia degli alberi. Di conseguenza la martora può predare scoiattoli, uccelli, nei loro nidi, le uova e via dicendo. Occasionalmente la martora può integrare la sua dieta anche con frutti e bacche. Quindi un carnivoro, ma talvolta un po' come la volpe, può anche nutrirsi di frutti che trova all'interno del bosco.
Questo animale è prevalentemente notturno come abitudini, quindi aver avuto anche la fortuna di effettuare riprese diurne è un dato quasi eccezionale. La martora si riproduce una volta all'anno e gli accoppiamenti avvengono nel cuore dell'estate. Ad eccezione dei periodi riproduttivi, le martore sono animali solitari e estremamente territoriali, quindi sia maschi sia femmine difendono il loro territorio dagli altri consimili. E infine dobbiamo sfatare una credenza popolare che dipinge sia la martora sia la faina come feroci e sanguinari assassini, ovvero che questi animali, dopo aver assalito la preda, ne recidano subito le carotidi per bere il sangue. Questa ovviamente è una credenza del tutto errata. E per concludere, una rapida carrellata di osservazioni curiose e insolite che grazie alle nostre fototrappole siamo riusciti a catturare. Partiamo dalla poiana che ha imparato a cibarsi di gamberi della Louisiana. Scoprendo un sito particolarmente ricco di questi animali, la poiana si è così ritagliata un bel pranzetto comodo comodo. Abbiamo poi potuto osservare un bellissimo esemplare di voltolino. Un uccello tipico delle zone paludose, estremamente timido, che si scorge con grande fatica all'interno dei canneti più fitti. Qui abbiamo una simpatica corsa del porciglione, un altro rallide, cioè parente del voltolino, che ogni tanto fa capolino nelle paludi del Cerretto. Sempre all'interno delle zone più paludose abbiamo seguito la caccia di anfibi e pesciolini da parte di una nitticora. Un parente un po' più piccolo e più timoroso del ben noto airone cenerino. E concludo con quelle che per me sono state forse le osservazioni più emozionanti insieme a quelle delle martore. Mi riferisco a un bellissimo gufo comune che ha sostato per alcuni istanti davanti a una fototrappola e a ben due riprese di un altro bellissimo rapace notturno, ovvero l'allocco. Un animale in realtà piuttosto comune lungo i boschi del Po e nei boschi del Cerretto, ma che per ovvie ragioni è molto difficile scorgere durante le nostre escursioni, essendo un animale tipicamente notturno. Con questo è tutto, vi ringrazio per la visione, alla prossima!